questa interrogazione per capire se e come questa giunta intende eventualmente cooperare con il governo che sta portando avanti alcune politiche importanti per mettere un argine a quello che è ovviamente l'invecchiamento della popolazione, un tema che ormai quotidianamente alla cronaca e comunque se ne parla frequentemente, si è anche parlato in questa assemblea negli anni del problema dell'invecchiamento della popolazione e del calo demografico. Rischiamo nel 2070 in Italia e di conseguenza anche all'interno della nostra regione addirittura quasi di avere il doppio delle persone pensionate rispetto alle persone occupate. Questo naturalmente comporta non solo un problema sociale e di invecchiamento di popolazione, ma anche un problema per chi governa e governerà ovviamente i nostri territori, visto che legato al tema dell'invecchiamento e del calo demografico c'è anche tutto un tema poi di politiche da affrontare per poter aiutare le persone che invecchiano, capire come invecchiano e di conseguenza anche affrontare i costi sociali. Ovviamente va messo un argine a questa situazione, il governo si sta già impegnando per cercare di incentivare nuovamente le famiglie e i giovani d'oggi a fare più figli, si sta parlando all'interno del DEF ad esempio dell'inserimento del coefficiente familiare per quanto riguarda l'IRPEF, si sta parlando di agevolazioni per l'acquisto di pannolini, di riduzione, e qui veniamo in un tema che tocca molto l'ambito regionale, di riduzione per quanto riguarda le rette degli asili nido e mi chiedo a questo punto, chiedo alla Giunta come intende eventualmente aiutare poi il governo ad attuare queste politiche. Grazie. Senso in riferimento alla sua richiesta si evidenziano alcune attività realizzate in corso di realizzazione dalla Regione a sostegno della famiglia e della natalità. In questa legislatura sono stati emanati due bandi a sostegno di giovani coppie attraverso l'erogazione contributi da 25 a 35 mila euro per alloggio. I destinatari sono giovani coppie in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 40 anni con un valore ISEE non superiore a 41.006 euro. In tema di trasporti, infine, abbiamo rinnovato fino al 2020 l'accordo per tariffe agevolate, tariffe per alcune categorie di popolazione per l'acquisto di abbonamenti annuali. Tra queste categorie sono state incluse per la prima volta le famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore a 18.000 euro. Le tariffe variano da 147 euro, abbonamento urbano e extraurbano, 216 euro, abbonamento cumulativo. Oltre a questo, la Regione stanzia un contributo annuale di 1 milione di euro a favore dei comuni per sostenere le spese di trasporto pubblico locale per le persone più svantaggiate. Grazie. Sì, diciamo che è una risposta parziale, nel senso che siamo a conoscenza ovviamente delle misure che ha già attuato. In realtà la mia domanda era cosa volete fare eventualmente in più, anche perché dalle statistiche, gli ultimi dati che abbiamo, poi non so se ce ne sono di più recenti, ad esempio ci risulta che nel 2016 in Emilia-Romagna 3.600 donne hanno dovuto abbandonare il lavoro perché o non c'era posto all'interno degli asili nido, oppure questi costavano troppo, perché è palese, è davanti agli occhi di tutti che i posti sono pochi, quei pochi che ci sono a volte costano tanto quanto nel privato, e le rette per la maggior parte, per tante famiglie emiliano-romagnole, purtroppo sono difficili da sostenere. Molto spesso la donna si trova a dover lasciare il lavoro e poi sappiamo benissimo che dopo 2 o 3 anni che si è rimasti fuori dal mercato del lavoro non è così semplice reinserirsi. Faccio un appunto riguardo quanto stanziato per il diritto all'abitazione. In realtà i beneficiari, più che le giovani coppie, sono state le cooperative edili proprietarie degli immobili. Questo era l'appunto che avevamo fatto in discussione generale all'epoca. In ogni caso mi auguro che questa giunta e comunque chi governerà la regione prossimamente, naturalmente, dia pieno sostegno a quelle che sono le misure economiche che vanno a vantaggio poi della natalità e delle famiglie, perché è lodevole, sono sincera, lo ammetto, l'attività che fanno i centri per le famiglie sul territorio, li conosco e so che rendono un servizio utile. In questo momento però bisogna ammettere che il problema principale per quanto riguarda le giovani coppie e anche un po' meno giovani, è quello che molto spesso ci si ritrova a non poter avere figli,
per mere questioni economiche. Quindi più si va avanti, più posti negli asili nido, meno rette, meno onerose e più servizi ovviamente che diano agevolazioni, è questo che ci auguriamo. Grazie.